la questione legata a Lukaku e all'Inter non finirà molto presto. È probabile infatti che pian piano usciranno fuori nell'arco del tempo tutta una serie di indiscrezioni che ovviamente faranno parlare. E parecchio. In questo senso in questi giorni ne abbiamo lette davvero di tutti i colori e nuovi aggiornamenti sono usciti fuori proprio in queste ore. A quanto pare quanto accaduto in estate potrebbe nascondere ancora parecchi retroscena che riserveranno, ne siamo sicuri, altre clamorose voci di cui parlare. La rottura tra Lukaku e l'Inter avrebbe diverse cause. C'è chi parla di un rapporto mai nato, positivamente, con Inzaghi e chi individua in altro i movimenti per andare altrove, mossi da Big Rom, mentre l'Inter stava trattando con il Chelsea per portare il calciatore a Milano per sempre. Proprio in quei frangenti, i Blues avrebbero chiesto ai dirigenti interisti se fossero davvero sicuri che Lukaku volesse andare a Milano e già lì, qualche dubbio si stava insinuando. Ma c'è di più, in queste ore è uscita fuori una nuova indiscrezione di quelle molto pesanti. Lo abbiamo detto tante volte e ogni tifoso dell'Inter lo avrà letto. Oltre alle urla che ci sarebbero state nei telefoni dei dirigenti interisti, infuriati per quanto stava accadendo, a fare la differenza più di ogni altra cosa è stato lo spogliatoio. Lukaku, lo abbiamo già detto, diverse volte ha tentato un riavvicinamento. Ma un giocatore in particolare avrebbe eretto un muro sulla porta dello spogliatoio interista. Questo calciatore è Lautaro Martinez. Secondo indiscrezioni che stanno uscendo fuori a poche ore dalla partita, sarebbe stato proprio il Toro a dire di no. Nella maniera più totale, no al ritorno di Lukaku, in qualsiasi modo e in qualsiasi forma. Proprio Lautaro, suo amico, è rimasto talmente tanto scottato da quanto fatto da Lukaku che non avrebbe assolutamente voluto più vederlo all'Inter. Questo, lo diciamo per sottolineare le tante bufale che sono state dette in merito. Per Lautaro, l'Inter viene prima di tutto. Anche di quelli che dovrebbero essere considerati amici. Jimenez è il bomber che mezza Europa sogna. Anche l'Inter sul messicano? La doppietta con cui ha affossato la Lazio all'esordio in Champions League non ha fatto altro che attirare ulteriori attenzioni su Santiago Jimenez, centravanti messicano autore di 15 gol in 10 partite con la maglia del Feyenoord. Le squadre interessate a Santiago Jimenez, secondo la nostra redazione inglese, sono infatti diversi i club pronti a darsi battaglia pur di ingaggiare Jimenez. In un'intervista rilasciata a TMW, Morris Pagnello, intermediario FIFA che ha curato gli interessi del messicano, ha parlato dell'interessamento del Real Madrid. Tuttavia, per i Blancos si tratta di un obiettivo secondario, visto che stanno ancora cercando di ingaggiare Mbappé a parametro zero e se proprio dovessero effettuare un grosso investimento lo farebbero solo per Davis del Bayern Monaco. Le candidate principali restano le big di Premier League. Arsenal, Chelsea e Tottenham lo seguono ormai da diverse settimane e potrebbero farsi avanti già nel mercato di riparazione. In fila si mette anche l'Inter, anche se difficilmente i nerazzurri potranno spingersi fino al prezzo fissato dal Feyenoord. Quanto chiede il Feyenoord per cedere Santiago Jimenez? Sempre secondo i nostri colleghi inglesi, il club olandese non vorrebbe privarsi di Santiago Jimenez già a gennaio e confida di trattenerlo fino a giugno per poi incassare una cifra mostre dalla sua cessione. Attualmente il suo cartellino vale 45 milioni di euro. Fonte: Transfermarkt. Ma il Feyenoord vuole giocare al rialzo e mira a battere la cessione record dell'Eredivisie, ossia i 100 milioni di euro versati dal Manchester United nelle casse dell'Ajax per l'acquisto di Anthony la scorsa estate.